È una tragedia sfiorata, quella che oggi 29 marzo poteva essere fatale. Alle 7:30 un bus di linea ha investito un giovane che non si è accorto dell'arrivo del mezzo pesante. L'episodio è avvenuto nel momento più caotico, quello in cui centinaia di studenti corrono nei propri istituti, accaduto nei pressi del centro studi di Bassano in via Tommaso d'Aquino, vicino al liceo scientifico da Ponte. Il ragazzo Carlo Patrucco, bassanese classe 2001, è stato soccorso dal SUEM che, dopo avergli prestato le prime cure, lo ha trasportato al San Bortolo. Una volta giunto al nosocomio, Patrucco ha firmato le dimissioni volontarie, allontanandosi autonomamente. Le cause dell'incidente sono al vaglio degli inquirenti.